Allora, l'impasto è un mixer di farine, semola e farina di grano tenero, 2 uova per chilo, anche 1,5 uova è sufficiente, acqua, quanto basta. Poi si comincia a lavorarla così, si fa come una ciampellina e piano piano si comincia a tirare così. Poi dobbiamo aspettare un po' che finisco questa prima fase di lavorazione per arrivare alla seconda fase di lavorazione che vi mostrerò appena pronto. È facile a dirlo, ma a farlo è un po' più complicato. Allora, questa è una pasta tradizionale delle nostre parti, di Abruzzo, provincia di Pescara, Teramo, quella zona lì. Non potete mancare, se venite a Pescara, di mangiare un piatto di mugnaia. È una pasta storica. Le prime tracce risalgono al 1300, quindi capirai quanto è antica. Nella nostra zona ci sono, c'erano, adesso non ce ne sono più purtroppo, molti mulini ad acqua perché è costeggiata da un fiume e i mugnai facevano questa pasta. Originariamente era acqua e farina, una pasta povera, proprio da sfamare la famiglia. Adesso invece abbiamo messo un uovo perché rende più solida la pasta, perché senza uova, essendo una pasta così grossa, si può sfaltare esternamente, quindi il gusto non è abbastanza. Ecco, arrivato a questo punto, si infarina. Si fa come un gomitolo e si comincia a schiacciare, perché non va bene lasciarla così, è troppo grossa, allora dobbiamo schiacciarla. Vedi questo movimento? Così, che simula un po' la mongitura. Infatti il nome mugnaia non si sa bene se deriva dal mugnaio oppure dalla manualità nel mungere, mungere, mugnaia quindi. Quindi si cerca di assottigliare il più possibile in modo che prenda più condimento. Ecco, questa è la mugnaia.